L'avventura viaggia nel silenzio. Buon ascolto da Jeep 4xE Plug-in Hybrid. Delle tante vicende straordinarie che si tramandano di padre in figlio, fin dal lontano Medioevo solo alcune sono giunte fino a noi. Una di queste, raccontata per secoli dalle madri per spaventare i figli disobbedienti, riguarda la malvagia strega Marmitta. Si narra che questa megera avesse ricevuto dal diavolo poteri tali da riuscire a tenere sotto scacco un paese intero e farvi terra bruciata. L'aveva sollevato su un alto sperone calcareo, facendovi sorgere intorno una foresta quasi impenetrabile. Si racconta inoltre che Marmitta, volando fra i tetti, diffondesse nell'aria un fumo orribile, scuro come la pece, in grado di avvelenare uomini, bestie e raccolti. E non paga di questo che trovasse gran diletto nel guastare il sonno dei giusti con spaventosi rumori simili a ruggiti. Per mesi gli abitanti valorosi di quei luoghi cercarono di porre fine a questa piaga. Nessuno vi riuscì. La fattucchiera, cavalcando la sua scopa, eludeva qualsiasi attacco con la rapidità di un rapace, scendendo in picchiata sul borgo e risollevandosi in un battere di ciglia. Col tempo i paesani si rassegnarono a rimanere chiusi in casa. Nessuno aveva più l'ardire di mettere il naso fuori, rischiando di rimanere intossicato dall'effluvio nauseabondo della strega. Fu tale il tormento da lei generato che il signore del paese decise di mandare in gran segreto dei messaggeri attraverso la foresta per convocare una compagnia di ventura. Uno solo tornò. E così, in una limpida mattina di calendi maggio, all'unica porta d'ingresso nelle mura della cittadina si presentò il cavalier Brandimarte, accompagnato da 100 fanti, 50 arcieri e finanche una catapulta. Brandimarte scrutò l'orizzonte nitido, una foresta che si estendeva a perdita d'occhio senza scorgere nemico alcuno. «Dove si cela l'armata che dobbiamo pugnare?» «Non è un'armata, messere, una megera», rispose una voce dalle mura. Alzando la testa, Brandimarte vi notò appollaiato in cima un giovane, poco più che fanciullo, con l'aria vispa e i capelli rossi come il fuoco. «Chi siete voi? E che assurde storie favellate, un esercito per pugnare una megera!» Con l'agilità di un gatto, il giovane si calò giù aggrappato a una fune e si approssimò. «Il mio nome è Arturo il Rosso e sono il figlio del mugnaio. Sono io ad accogliervi, giacché tutti i miei compaesani sono da tempo prigionieri delle loro dimore. Mi sono offerto volontario per erudirvi sul vostro compito, per cui otterrete un pagamento di 100 scudi». Il severo capitano sollevò il nobile mento indignato. «Brandimarte non affronta eserciti per meno di 10.000 scudi!» 10.000 scudi per pugnare un esercito, messere, ma qui si tratta di un sol nemico», rispose Arturo. Il cavaliere, più avvezzo agli squartamenti che alle divisioni, si mise a pensare. Così nemmeno si accorse che sopra le loro teste era apparsa la strega Marmitta. La fattucchiera, lusingata dall'arrivo di nuove anime da tormentare, si gettò impicchiata come un drago, sputando fumo e suoni malvagi. Colti dal terrore, i valorosi guerrieri abbandonarono le armi e si diedero alla fuga. Perfino il prode Brandimarte, bianco come uno straccio, spronò il cavallo in un galoppo forsennato. Solo Arturo, ormai abituato alle bizze della megera, si tappò naso e bocca attendendo che il suo benefico effetto terminasse. Quando la nube fetida si diradò, al posto di cavalieri, fanti e arcieri, Arturo si trovò dinanzi una desolata distesa di spade, scudi ed elmi abbandonati. Poi i suoi occhi si posarono sulla catapulta e nella testa gli balenò un'idea. «Se con una fionda posso abbattere un fagiano, con una catapulta posso vincere una strega!» Con uno sforzo degno di Atlante, Arturo sollevò un macigno e, barcollando sotto il suo peso, lo scaricò nella cucchiara già pronta al lancio. Ma nel farlo fu così provato che, dopo averlo posato, si accasciò sul proiettile, diventando di fatto parte di esso. Un istante dopo, la leva della catapulta, per mano di qualche spirito dispettoso, si azionò. E così Arturo decollò. Aggrappato al suo vano appiglio roccioso, Arturo gridò, convinto di andare a sfracellarsi. Grande fu la meraviglia quando la pietra, obbedendo al suo volere, schivò un campanile e riprese a salire.
doveva essere incantata perché virava a destra e sinistra, di sotto e di sopra. Nel suo volo silenzioso, Arturo si ritrovò a contemplare la vastità del cielo azzurro che si estendeva a perdita d'occhio sopra un mare verde scuro di vegetazione tra le alture rocciose. Riuscì persino a scorgere le cascate di un monte e un santuario, distanti parecchie ore di cammino. Non aveva mai fatto un viaggio così emozionante. Il suo unico compagno, oltre alla prodigiosa, muta roccia magica, era il fruscio del vento. Sotto di lui, rapide come nuvole, scorrevano prospettive a lui totalmente inedite del nido in pietra che gli aveva dato i natali. Il tufo scuro delle botteghe degli artisti, le strette vie che convergono verso la chiesa, i colori a tratti cupi e poi improvvisamente accesi di quel suggestivo paese che sembrava essere tutt'uno con la montagna. Una volta giunto all'altezza del palazzo baronale, scorse affacciata a uno dei balconi la bella Gwendolina, figlia del signore di quei luoghi di cui da sempre lui era segretamente innamorato. Fu proprio con l'intento di far colpo su di lei che quella mattina si era offerto volontario per incontrare Brandimarte. E fu sempre a causa sua che in quel momento, anziché rivolgere una preghiera al cielo per un morbido atterraggio, rimase inebetito a sognare il giorno in cui avrebbe trovato il coraggio di chiederla in sposa a suo padre. Perso in tali pensieri, Arturo non si accorse che sulla sua traiettoria si era palesata la terribile strega, anche lei ignara della sua presenza. La centrò in pieno e l'impatto fu spettacolare. Arturo e la strega precipitarono verticalmente, sfondando il tetto di un pollaio e atterrando in un turbine di paglia e piume. Per un lungo istante, il rosso giacque supino, incapace di muovere un muscolo. Insieme a tutte le altre sue virtù, la pietra doveva avere anche uno scudo invisibile perché Arturo non si era fatto un graffio. Si rialzò, si spolverò i vestiti e si rese conto che intorno a lui si era radunata una gran folla di compaesani. Lo fissavano sbalorditi, ostentando un timore quasi reverenziale. La terribile strega che per lungo tempo li aveva tormentati giaceva stecchita sotto il suo masso. Al pari di San Giorgio, che sconfisse il drago, Arturo fu issato in trionfo e trasportato come un paladino per le vie del paese. A tarda notte, quando i festeggiamenti si quietarono, il signore del villaggio gli si fece incontro per offrirgli la ricompensa di 100 scudi. Ma con sua somma sorpresa, Arturo alzò il mento sdegnato e li rifiutò. «Arturo il Rosso non affronta streghe per meno di 10.000 scudi, messere!» «Ma siccome so bene che non ne disponete, farò mio il tesoro più prezioso che avete!» Sotto gli occhi stupiti dell'uomo, Arturo prese arditamente la mano di Gwendolina, la condusse a sé e la portò a fare un giro sulla sua bellissima roccia magica. Da quel giorno, il figlio dell'umile mugnaio divenne un grande eroe, destinato a essere ricordato non solo per aver sconfitto Marmitta, ma anche per aver liberato il paese dal fumo e dal frastuono, almeno per qualche secolo. Questa era solo una fiaba, ma il luogo raccontato è reale. Scopri il Borgo delle Streghe di Calcata nel silenzio di Jeep 4xE.